tutto in avanti per cercare di raddrizzarla, probabilmente non è andata come l'avevate preparato. Sì, non è andata come speravamo. Abbiamo avuto una partita sbagliata, un approccio non buono, non siamo mai riusciti a trovare ritmo, abbiamo giocato sempre con le spalle girate alla porta avversaria, non siamo mai riusciti ad attaccare la profondità e questo ci ha penalizzato molto, soprattutto dopo il gol loro, dopo 10 minuti, perché i primi non era stato tutto sommato, scusate, non era stato tutto sommato malissimo, per i 10 minuti erano aperti, giocati giusto, in una maniera abbastanza buona. Poi dopo il gol invece proprio abbiamo sbagliato, ci siamo nervositi ulteriormente, abbiamo iniziato a buttare la palla lunga e basta, e non era giornata proprio l'abbiamo interpretata malissimo. Ecco, siamo abituati a vedere quando il Novara sotto, anche un Novara tutto attaccante, l'abbiamo visto molte volte in questo anno e mezzo, forse oggi è la prima volta che è mancata, come dice lei, la lucidità, specialmente nel doppio svantaggio. Ma guardate, noi si è fatto male Porcari di finitura e quindi ha giocato con due mediani perché aveva 45 minuti, non è una partita normale. Dovevamo cercare di recuperare come spesso abbiamo fatto, come era così, ci siamo messi con a due, solo che l'abbiamo interpretata male perché mediamente con gli esterni, veloci, Bertani, Gonzalez, sono accentrati tantissimo, hanno addosso delle spalle alla porta. Non siamo mai riusciti a dare una palla sulle profondità, ma credo che monta dietro di loro stesse bene, stesse in condizioni positive. Un approccio sbagliato, penso che quel gol lì, secondo me è un po' il punto importante della gara, lì ci abbia tagliato, ci abbia messo giù moralmente, forse anche troppo, perché di solito noi reagiamo, cosa che non è avvenuta oggi. È stato sbagliato l'approccio, io sono un allenatore, sono il primo responsabile di averli infatti rendere al meglio questa gara. Una partita si prepara anche dalle situazioni nervose, questo intervallo lungo 48 ore, forse come l'avete vissuto, forse si vede in campo magari la troppa voglia di raddrizzare. Sì, sì. Quando parlo di interpretarlo è tutto meno che la volontà dei ragazzi che danno sempre il massimo, solo che oggi abbiamo consumato energie nervose prima della gara e abbiamo le gambe meno reattive, meno toniche. Quindi quando si arriva un secondo e non si è brillanti, non si salta l'uomo, diventa tutto più difficile. Questo è vero e secondo me appunto la tensione ha portato perlomeno alcuni ragazzi a bruciare troppe energie. Mister, avete sofferto un po' l'agonismo del Varese? No, la Varese ha fatto la sua buona partita, lo sapevamo. È una squadra molto bella organizzata, io l'ho sempre apprezzata, penso il pubblico di Varese o chiunque, perché è considerata dallo scorso anno la rivale principale per il campionato passato, questa è la verità, e quindi sappiamo come giocano. Oggi abbiamo un obbligo nel secondo tempo di cercare di recuperare la partita e non l'abbiamo interpretata bene, io ho cercato di fare delle scelte, tornassi dietro non le rifarei, ma non sui giocatori, hanno tattiche. Quindi perlomeno vista la partita dopo, anche se mediamente, come dicevamo, quando abbiamo bisogno di recuperare questo modulo che ci adattiamo. Oggi eravamo un po' collettivi, non si è visto. Le condizioni di Ludi? E Porcari, direi. E Porcari anche. Porcari lo vediamo domani mattina, va fatta una risonanza, un'ecografia. E Ludi è dovuto uscire perché gira la testa, aveva sintomi di vomito, ha preso un problema cervicale. Speriamo che adesso sta già meglio spogliatoio, che sia in grado di recuperarlo per Portogallo, così anche con me Porcari cosa potrebbe avere? Più stiramento? Ma ieri ha fatto una sciocchezza mentre si tirare, è finito l'allenamento e il tiro ha sentito un po' di fastidio, non ha detto nulla, stamane ha fatto l'allenamento, io l'ho saputo alle 5 quando siamo partiti oggi da Novara, e speriamo che sia recuperabile per domenica. Potrà portare delle ripercussioni questa sconfitta, o comunque si troverà la giusta carica per affrontare comunque un'altra trasferta insidiosa come quella di Udine? Ecco. No, sarebbe gravissimo che avessimo delle ripercussioni, perché è una partita di campionato in un campo difficile, siamo secondi in classifica, meno o meno che ripercussioni ci possono essere, se non quelli di aver più voglia di ancora di più metterci, ma grande serenità, perché vediamo che a partire da oggi siamo in, in, con
condizioni di non giocare con serenità, rendiamo meglio, questo non deve mai succedere. Quello che ha sempre avuto questa squadra di bello è sempre stata che ha giocato sempre con fiducia, con serenità, e quindi questo è quello che deve tirare fuori ancora. Grazie.